Ciao Milan, innanzitutto grazie per la tua disponibilità e i nostri amici di Scarpe di Tunisia saranno contenti di sapere le tue impressioni e opinioni sul prodotto Adidas. Iniziamo subito. Predator, tu sempre uno storico indossatore Adidas e storico indossatore Predator. Come mai questa scelta e come hai visto la crescita di questo prodotto da quando hai iniziato a usarlo fino ad oggi? Ho iniziato a portare Predator già da bambino, quando vedevo Zidane, il mio idolo, giocare. E così pure io cominciavo a abituarmi, è una scarpa che mi piace molto, molto comodo lì dentro. E adesso sono abituato, è una scarpa sempre più moderna, sempre più comoda di giocare con questa scarpa. Dunque a me mi conviene molto e prodotto molto molto buono. Intuisco che il mondo delle scarpe comunque ti piaccia e sia una cosa a cui tieni particolarmente. Proprio parlando di Predator, diciamo che un tempo forse la scarpa era un pochettino più orientata verso la potenza, il tiro. Oggi, grazie a tutte le varie estrusioni, è una scarpa più per il controllo, che forse può essere più adatta al tipo di giocatore che sei tu oggi. Sì, sicuramente, perché sulla fase interna vediamo queste piccole estrusioni. Sì, che ci aiutano sicuramente. Per me mi conviene molto, è una scarpa con la quale mi sono abituato molto veloce, perché cambiano a volte la forma, ma questa scarpa mi conviene veramente molto. Perché come sono un giocatore di centrocampista, chi ha spesso la palla, una scarpa così mi aiuta veramente, ecco, mi abito molto molto bene, pure calciando con questa scarpa, è una scarpa molto molto buona per me. Infatti il controllo di palla e comunque anche il tiro, quindi tutto quello che riguarda come si colpisce un pallone, diciamo il tuo pane, è quello in cui sei veramente un artista. E molti ragazzi si ispirano a te, chi si approccia oggi al calcio, al giocatore che sei oggi. Ci hai già risposto in parte, qual è stata la tua ispirazione quando eri bambino, quando inizi al calcio? Hai detto Zidane, ce ne sono degli altri, oppure Zizou è proprio il tuo riferimento che ti ha avvicinato? Soprattutto Zidane, sì, con la sua eleganza, poi gioco un po' lo stesso ruolo che lui, mi sono identificato a lui e ecco, poi c'è pure Beckham, chi le portava un momento, poi ha portato la scarpa sua, però guardavo pure lui come calcia i calci piazzati, tutto quello, dunque da piccolo mi sono abituato all'Adidas, al Predator e fino ad oggi il piede non può fare di... Sembra che è andata bene, insomma. Sì, sì. L'ultima domanda, extra scarpa, finisci la stagione adesso con la Roma, speriamo insomma la possa finire assolutamente al meglio, e poi c'è il mondiale con la Bosnia, che comunque sia è una bella vetrina, una bella occasione. Aspettative, avete qualche obiettivo come squadra, comunque l'organico è di tutto rispetto, insomma. Sì, abbiamo una bella squadra per il nostro paese, per la federazione, è la prima volta che partecipiamo al mondiale, dunque è una cosa molto importante per noi, vogliamo far bene, abbiamo un gruppo difficile, però ci daremo di tutto per passare il primo turno e poi vediamo fino a dove arriviamo, però sarebbe un gran successo già se passiamo il turno. Dunque vogliamo far bene, speriamo farlo. Benissimo, ti ringrazio, i nostri amici di Scarpini saranno sicuramente felicissimi delle tue parole e tutto qua. Prego. Se ci puoi fare un autografo sulla Predator, sì. Così almeno ci rimane anche...